Paradiso e inferno. Tradizionalmente si identificano queste due regni, questi due mondi che al di là delle superstizioni e di quella che è una visione catechistica infantile, l'inferno non è un luogo fisico, chiaramente, ma è una condizione esistenziale, interiore, e il paradiso, idem. Cosa distingue questi due mondi? Questi due mondi si distinguono per il fatto che un regno, celestiale, il paradiso, ha meno leggi, regole, meno limitazioni alla libera manifestazione della coscienza. Quindi possiamo anche identificare appunto nella presenza di leggi qualcosa che rappresenta una discesa verso appunto l'inferno o altresì detto infradimensioni. Quindi ci sono le dimensioni superiori, tra cui la dimensione causale che nell'esoterismo cristiano viene chiamata cieli, che non ha niente a che fare con la favoletta del Dio sopra le nuvole, è qualcosa che va affrontato in maniera molto più seria, no? Intima, esoterica, personale, filosofica. E in questo senso le infradimensioni sono appunto delle dimensioni che vengono fatte corrispondere in maniera simbolica alle viscere della Terra, del pianeta, e dentro le quali, appunto, aumentando il numero di leggi, leggasi, intendesi, la forza di gravità, per esempio, o la legge, della plasticità, che vuol dire che se ho un quadrato non lo riesco a infilare in un cerchio, quindi ogni cosa ha una sua struttura, si potrebbe dire la forma. Allora, poi ci sono altre leggi che hanno a che fare con le nostre parti psicologiche, ma in generale hanno a che fare con il mondo causale. Quindi sono precipitazioni al di sotto del mondo causale dove aumentano le leggi. In esoterismo, in Kabbalah, eccetera, si addirittura enumerano le leggi a partire da una dimensione celeste, dove c'è l'unica legge, fino a precipitare nella dimensione fisica, ad esempio, materica, dove vengono contate 48 leggi dominanti. Per scendere al primo livello infradimensionale, che simbolicamente corrisponde al primo girone dell'inferno dantesco, dove iniziano a comparire 96 leggi e via dicendo, aumentando man mano si procede verso il basso. Quindi l'aumento delle leggi è causato, reso necessario, quasi automatico, per il fatto che una legge deve sopperire a una carenza di coscienza. Per fare un esempio, siamo a tavola, c'è una torta, siamo in due. Se io non capisco che questa torta è opportuno dividerla, non è detto a metà. Questo è già una legge. Non è detto che sia da dividere a metà. Però è opportuno condividere una cosa. Se vedo una persona che sta arrivando a prendere il pullman sta per chiudere le porte, io avviso e dico: guardate che sta arrivando una persona. Queste non sono leggi, queste non sono regole, queste sono semplicemente il risultato della coscienza. La coscienza è qualcosa che però non ha a che fare col tempo, ha a che fare col momento presente. Quindi, in quel singolo momento, la tua coscienza decide cosa è meglio fare. Ad esempio, in questo caso, se questa persona che sopraggiunge fosse un malintenzionato, potrei decidere invece di non avvisare l'autista e non farlo salire sull'autobus per
perché ci sono dei problemi. E ci sono migliaia di possibilità di questo tipo. Potrebbe essere, non so, la mia ex che mi vuole fare stalking, anzi dico all'autista, vai, corri. Ok? Quindi ci sono molte possibilità. È la coscienza che decide ed è la coscienza che ha la responsabilità. Dal momento che abdichiamo, no? Rispetto a questo potere, non lo restituiamo, non lo vogliamo, vogliamo che ce l'abbia un ente sopra di noi, è come se noi delegassimo questa cosa a qualcos'altro, no? Ecco, quindi dal momento che non posso, non voglio più decidere io quando dividere la torta e quando no, applico una regola. La regola in sé mi obbliga chiaramente a comportarmi in un certo modo. E questo vale per tutte le circostanze della nostra vita, per moltissime. Quindi da quel momento in poi notiamo che intorno a noi esistono molti riti, rituali, che poi sono regole e che quando ci troviamo all'interno di una realtà che ci contiene, no? Come può essere la nostra comunità o la nostra squadra di calcio, il nostro ufficio, un egregore sostanzialmente dentro cui siamo fusi e sul quale ci appoggiamo, quell'egregore determina le regole dominanti che noi dobbiamo rispettare, la cornice dentro cui noi possiamo essere liberi. Quindi noi siamo liberi solo all'interno della cornice di regole. È ovvio che se questa cornice si stringe, il nostro mondo diventa più stretto, più costretto e ci avviciniamo a quella descrizione che fanno dell'inferno dantesco, dove i dannati si trovano spesso immobilizzati, imprigionati e via dicendo, proprio a causa di leggi restrittive di qualunque tipo. Ok? Per questo anche si dice che la dimensione fisica, in quanto sono presenti molte leggi restrittive, per cui anche, non so, dormire o mangiare, viene considerata comunque un luogo quasi una primo girone infernale. Ovvio che se noi, invece che emanciparci da questo girone infernale, rendendo di fatto inutili le regole, grazie a una perfezionata maggiore coscienza, migliorata coscienza, se anziché questo noi ci concentriamo sulla comodità, la comodità è relativamente sempre la via di minor resistenza. Quindi potremmo trovarci molto spesso a accettare una cornice di regole, che in altri termini si può chiamare anche ideologia, perché se io abbraccio un'ideologia non significa che poi ogni qualvolta questa ideologia si pronuncia io debba essere d'accordo, se fossi un individuo libero. Mentre invece, nel caso appunto di aderenza a un'ideologia, il patto che ho con questa ideologia è che lei mi supporta. Togliendomi il peso della responsabilità della mia vita, io in cambio non metto più in discussione, quindi divento acritico rispetto a quell'ideologia e applico in maniera bovina, con tutto il rispetto per i bovidi, le regole di questa ideologia. Quindi è chiaro che l'ideologia è questa nuova gabbia di regole dentro cui io mi trovo comodo. E possiamo immaginare anche che, come in natura, un animale nato libero fa molta fatica a accettare di ridurre il suo spazio di libertà per entrare in una gabbia, per quanto imbottita o lubrificata sia. Mentre qualcuno che è già nato dentro questa gabbia non avverte la necessità, l'utilità, la voglia di vivere fuori da questa gabbia perché non ne conosce assolutamente l'entità, cioè non conosce la realtà di cosa può essere vivere fuori da questa gabbia. Chiaramente questo è qualcosa che ha a che fare con l'elemento progressista che in ciascuno di noi può essere più o meno marcato. La persona che ha un'indole progressista, rivoluzionaria, automaticamente sarà, una volta sì, una volta no, eccetera, critico nei confronti delle ideologie che tentano di dargli una forma fisica, umana, psicologica, emotiva, omologata. Ok? Quindi questo è quello che caratterizza anche l'impulso acquariano, l'impulso acquariano, l'impulso anche alla trasformazione e alla rivoluzione della coscienza, al miglioramento, no? E questo impulso mette in discussione le cose, non in forma cieca, ma proprio dovrebbe almeno mettere in discussione solo ed esclusivamente quando le avverte come
non funzionanti, non performanti, inadatte a rappresentare la propria coscienza individuale. Ok? Quindi io auguro a tutti di trovare uno spazio dentro di noi per riuscire, uno, a comprendere che siamo liberi, e essere liberi non vuol dire entrare in un'ideologia, perché vuol dire che stiamo entrando in una gabbia con scritto sopra liberi. Liberi è uno stato di essere, non è un fare, quindi non ha a che fare col comportamento, e assumere comportamenti gentili non vuol dire essere gentili, assumere comportamenti buoni non significa essere buoni, perché questi sono parametri che ci vengono dati appunto da un'ideologia oppure da un'altra. Quindi quello che è buono per un'ideologia è cattivo per un'altra. Questo lo capiamo abbastanza facilmente, quindi si tratta di ambiti totalmente soggettivi, non reali, non oggettivi, e nei quali la coscienza purtroppo non ha più spazio di esprimersi. Un saluto a tutti.